Ben ritrovati in una nuova puntata di Non sono favole di Barbara Banco. Io sono Marco Bignozzi, insieme a me Barbara Banco. Ciao Barbara, ben ritrovata. Ben ritrovato Marco, un saluto a tutti. La favola di oggi inizia così. C'era una volta una bellissima giornata e camminando sulla spiaggia in riva al mare, vedemmo comparire all'orizzonte una nave. Barbara, questa immagine in questa favola ti ricorda qualche cosa? Oh sì, Marco, mi ricorda e come? Mi ricorda il certificato di nascita, dove questo verbo comparire è associato al dichiarante, colui che dovrebbe essere il padre, ma che scompare, come abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Perché è così importante questa parola? Perché lega tutto il nostro certificato alla legge dell'ammiragliato. Cos'è la legge dell'ammiragliato? La legge dell'ammiragliato nasce con i Fenici e poi diventa Mare Nostrum per i Romani. Entra a pieno titolo nel diritto canonico e oggi si chiama Uniform Commercial Code. È il codice del commercio uniforme che vige su tutto il pianeta a livello di commercio. Perché ci Barbara, perdonami interessa? se ti interrompo, così aiuto i nostri ascoltatori. Dunque, la legge dell'ammiragliato, che è dunque una legge marittima, di fatto però è attuata in terraferma. Sì. Di fatto lo è, dal 1302, con la bolla di Bonifacio VIII, una Santam Ecclesia, che afferma di essere discendente diretto di Dio, e quindi Dio in terra, dove lui stesso afferma che essendo Dio in terra, tutta la terra è sua, quindi sancisce la fine del diritto privato, se mai ci fosse stato. Ultima, non ultima, dichiara che tutti gli uomini sono morti durante il diluvio universale perché le acque coprivano la terraferma e l'unico vivo, perché è discendente diretto di Noè, che è sull'arca, quindi in terraferma con i piedi all'asciutto, è lui. Quindi il diritto dell'ammiragliato viene applicato in terraferma dalla bolla papale di Bonifacio VIII 1302. Benissimo, chiarissima, grazie. Torniamo a parlare del certificato di nascita e all'ufficiale, al pubblico ufficiale che attende i nostri genitori all'anagrafe. Tutto questo, l'entrata della nave in porto, viene equiparata all'ingresso della madre in ospedale. Nella pancia ha la merce, non il bambino, la merce, come la nave che attracca in porto, attracca sulla The Bank, che sembra proprio banca, e l'attende l'ufficiale che scriverà se la merce è buona, se la merce è rotta, se la merce è alta, bassa, larga, grassa, magra, e così farà l'ufficiale pubblico ufficiale che è l'ostetrica in ospedale. L'ostetrica diventa un pubblico ufficiale nel 1957 con una diatriba al Tribunale di Napoli. Perché tutte le navi hanno un nome femminile, nave merce? Bene, perché questa comparazione viene portata all'estremo, fino ad arrivare a paragonare il bambino a una zolla di terra che, nel momento in cui viene iscritto nel pubblico registro della Italy Republic of, e quindi nel diritto dell'ammiragliato, perché sottostà a UCC, la Italy Republic of, dentro la Security Exchange Commission, quella è la legge, il bambino viene, giuridicamente parlando però, viene disperso in mare. Che cosa succede? Succede che questo bambino avrebbe già un prezzo dato dalla Italy Republic of, che è esattamente 2 milioni e mezzo di dollari, che questo prezzo dovrebbe servire al bambino per vivere, la scuola, la sanità, eccetera, eccetera, e dovrebbe essere amministrato dalla pubblica amministrazione. Fatto sta che il certificato di nascita viene registrato nell'anagrafe, ma è la procura che si occupa poi invece di fare quello che si chiama asset. E perché non ne veniamo mai a conoscenza? E perché non lo possiamo mai più utilizzare? Forse questo, Marco, te lo dovrò dire la prossima volta. Grazie Barbara e grazie ai nostri ascoltatori. Ci diamo appuntamento alla prossima favola di Non sono favole di Barbara Banco. Per approfondire questi argomenti e entrare nel dettaglio e scoprire tutte le realtà giuridiche, potrete visitare il sito
Noie io sono.com. Noie io sono.com.